Oh, senti, ma meno male ne è venuto Alessio oggi. A me Alessio mi fa paura. Dice, come ti vede? Alli per te. Eccolo qua. Caro, caro Alessio. No, scherzo, ragazzi. Alessio è un bonaccione. Ha fatto qua lo scarico, ma che... Grande, Simo, grande. Come d'altronde lo è Mattia, guardate, gli potete fare caro, caro, caro. Buonasera. Gli fai pure il contropelo, pure Mattia è un bravo ragazzo. Basta che non mi guardi negli occhi. Basta non lo guardi negli occhi. In realtà, ragazzi, oggi, a parte gli scherzi, volevamo parlare di un argomento abbastanza delicato, gli sport a combattimento, perché purtroppo in questo periodo la gente è convinta che gli sport a combattimento formino persone cattive, formino persone che hanno voglia di menare. E io ho detto, senti, visto che mi trovo qua e ci sono due fighter che sono veramente un esempio di combattimento, non solo a livello italiano ma a livello mondiale, parliamone con loro, perché è facile dire, sai, quel fighter lì, gente che si prende il titolo di fighter e non lo è, loro sono fighter per davvero. E volevo fare alcune domande a loro per chiarire dei dubbi alle persone che purtroppo vengono traviate magari dalla stampa. Scuola di batte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. E quelli brutti. Se tu vuoi vincere, colpisci sotto. Non la spalla. Non la faccia, nemmeno il naso rotto. Cicalone ti insegna i colpi molto utili. Ma se. Se siamo persi. Aspetta, aspetta, ma se. Diventano inutili. Ma se fai il. Ma se fai il bullo diventano inutili. Oh, l'ho scritto io il testo, non mi ricordo. Ragazzi, abbiamo pure cantato a noi la sigla, avete visto? Un'esclusiva. A questo punto volevo anzi chiedere a loro una cosa. Ma è vero che vi sentite più violenti dopo che avete fatto gli sport a combattimento? Questa è la prima domanda. L'altro giorno è venuta una signora in palestra, ma non è che mi diventa più violento? No, signora, no. Però lo chiediamo a loro due. Allora, io ti dico che purtroppo c'è sempre questa cosa per entrare in qualsiasi palestra. Pure qualche amico mi ha confessato, io non sapevo se entrare in palestra, stavo nel parcheggio, avevo paura di entrare, perché purtroppo è sempre così, pensi che ne so che vai a fare, che te vai a menare, a te è uno sport come un altro. D'altronde la tendenza è sempre quella, gli allenamenti duri si fanno sempre di meno, meno che non sia un professionista, ma anche i professionisti alla fine tendono sempre, c'è sempre la tendenza di fare allenamento meno invasivi, quindi davvero è un allenamento, è uno sport come un altro. È sicuramente a livello spirituale molto più duro, perché come dice Mattia ci sono delle limitazioni, no? Lo sport in generale, il nostro sport particolare, al contrario di quello che si pensa, forma le persone in senso e a 360 gradi, innanzitutto come autoregolazione degli istinti, cioè è uno sport che quando sei stanco e ti vuoi fermare non lo puoi fare perché magari c'è un'altra ripresa da fare, soffa il sacco, sono stanco, non ti puoi fermare perché c'è un'altra ripresa da fare, che è quello che l'allenamento dice in quel momento. E ho fame, ma sto a dieta, non puoi mangiare. E voglio andare a dormire tardi perché vuoi uscire con gli amici, non lo puoi fare perché il giorno dopo devi svegliare presto e devi mangiare. Una vita di stenti praticamente. È una vita in cui sei abituato a gestire gli istinti, quindi coltivi il senso del sacrificio, della determinazione. È uno sport comunque, anche se individuale, che diciamo pratichi in un gruppo. Quindi ti mette in relazione con un gruppo di persone che sono spesso eterogenei, nel senso c'è sta quello più grande, quello più piccolo, quello italiano, quello straniero, e quello che pesa di meno, quello che pesa di più, quello che è più esperto, quello che è meno esperto, quindi ti abitua a relazionarti con una versatilità di persone diverse. E poi il bello, che cosa poi vi faccio parlare, che dal momento che è uno sport di confronto, sai, tu spesso ti senti che puoi spaccare il mondo, no? Quante volte sentiamo conti da bar, no, ma io sono più forte giocando nel calcio, per esempio, faccio un esempio, no, ma il terzino so più forte quello, più forte quell'altro, so più forte io, so. Questo è uno sport, se io mi sento questo cavolo, no, arrivo in palestra e faccio con lui, quel giorno sportivamente parlando mi umilio oppure mi sovrasta sportivamente, io in quel momento mi devo fare i conti con me stesso, devo riconoscere i miei limiti e devo lavorare, ecco, tutto questo procedimento, questo processo fa sì che si sviluppa interiormente dentro di noi, uno, umiltà, uno, rispetto per tutti, perché sia da quella la persona che è meno esperta sia quello che è più esperto, il senso delle regole, il senso della disciplina. E io non capisco quindi come si possa far collegare uno sport del genere con queste caratteristiche alla violenza. Sicuramente è uno sport duro. Sì, è uno sport duro, ma tra l'altro almeno
in tutte le palestre in cui sono andato, quando arrivano delle persone maleducate, poco rispettose, eccetera, vengono isolate, vengono corrette. A volte, bravo, questa è una cosa che tanti sottovalutano. In palestre decenti, degni di questo nome, alcuni così, se il maestro sa che sono persone un po' poco brave fuori dalla palestra, vengono addirittura allontanate. Assolutamente. Senza che facciamo nomi, no? Però... No, ma è chiaro. Ma poi... Però, ragazzi, una domanda. Può capitare una cosa tipo, io sono il maestro, sono o un po' debole o un po' avaro e scopro che magari questi ragazzi sono un po' poco di buono, ma o per paura o per soldi li tengo. Può capitare anche questa cosa qui. Nella vita può capitare qualsiasi cosa, esatto, nel settore. Esatto, però non va a discapito della totale disciplina. C'è la mela marcia nei maestri, c'è la mela marcia negli atleti, certo. E c'è la mela marcia pure magari nella segretaria. Se fai una palestra importante, forte, c'è nel pugilato che nell'MMA, se fai dei nomi forti, ci sta il fatto che oltre agli atleti fanno crescere anche gli uomini. Certo. Il maestro c'ha paura e avaro, non è un buon maestro. Non è un buon maestro, esatto, infatti quello ho detto la mela marcia. Anzi, al contrario, i bravi maestri spesso recuperano i ragazzi, no? Tu magari eri una testa calda, te prende, ok, fai questo. Ma poi sinceramente è al contrario, la Roma magari è un po' insicuro, era un po' bullizzato e con lo sport abbiamo... Ero io che te bullizzavo. Poi voglio dire un'altra cosa, no? Perché spesso, no, molti, no, perché il nostro sport non è violenza e non sanno manco spiegare perché. Io provo a dire un pensiero, ve lo sono fatto. Allora, sicuramente uno sport duro, quello sì. Però la violenza, cioè, è un'altra cosa. Cioè, la violenza è la mortificazione mortificare una persona, umiliarla. Violare. E questo può avvenire anche verbalmente, no? Cioè, tanta violenza c'è in Parlamento, in televisione, gente che si offende. Quello che facciamo noi è diverso, perché io la interpreto così. Nel momento che io combatto contro Alessio, noi stiamo facendo un'arte marziale, quindi che cosa succede? Io, che sono un artista marziale, manifesto rispetto a lui la mia arte nel combattimento, la mia capacità di combattere, che include la capacità mentale, la capacità di gestire le pressioni emotive, l'ansia di prestazione e la resistenza, la sensazione di stanchezza che mi vuole schiacciare, e invece io che devo cercare di andare avanti, l'abilità mia tecnica, la mia velocità rispetto alla sua forza, la sua resistenza rispetto al mio senso della misura. Questo è un mettersi in confronto a livello di artisti marziali, quindi mettiamo la mia arte nel combattimento e la tua, ma in un'ottica di sport, di rispetto, e siamo due persone consapevoli, due persone che hanno fatto una preparazione per confrontarsi. Non è che è il mio nemico, non è che è il mio che lo dobbiamo uccidere, assolutamente. Eccetera. La violenza è un'altra cosa, la violenza è la mortificazione, è l'umiliare poi, le persone. Poi comunque, se vogliamo fare una ricerca storica sul duello, c'è anche un significato nobile, no? Il duello al primo sangue, una forma di giustizia. Ma è interessante. Quindi... Esatto, fa parte dell'uomo. Cioè, l'uomo si è sempre confrontato. Il duello al primo sangue, no? Che non era un duello mortale, però era una forma di giustizia. È il famoso se batto me lasci. Alla fine, sì. La verità è che c'è molta ignoranza. C'è molta ignoranza, specialmente in Italia, in cui non c'è la cultura di questo sport. Ma poi c'è molta. Mo sembrano le frasi effetto, no? C'è molta ipocrisia. Perché? Perché il confronto, no, anche proprio fisico, fa parte dell'uomo, cioè da quando dagli arbori che c'è il confronto, no? Però se è fatto con rispetto, come ho detto adesso, è visto in un altro modo. La vera diventa violenza, anche uno spettacolo. No, ma la vera violenza adesso vi diventa, accende la televisione, quello che offende, parolacce, quello, quell'altro, senza far nomi, che pure dentro il Parlamento dice parolacce, lo devono portare fuori, oppure senza far nomi, però lo vedete, cioè, anche verbalmente, il gesto mortifica, discrimina una persona, quella è una violenza, non il fatto che io da allenato mi confronto con lui nell'arte del combattimento, perché il combattimento è un'arte. È un'arte, ma non solo, cioè non è una cosa solo fisica, è una cosa anche mentale. No, soprattutto fatto tecnica, mentale. Di tattica, è una cosa di intelligenza. È come una partita a scacchi sotto certi aspetti. Ti devi preparare, devi stare lì, devi stare lucido e ovviamente devi portare grandissimo rispetto al tuo avversario. Perché per rispettare le regole, quando poi un avversario colpisce e ti vorrebbe di moglie dire. No, invece ti richiudi e ricombatti. E una cosa che voglio spezzare una lancia a favore dell'MMA, ma che sport brutale può essere uno dove si combatte dentro la gabbia e quando cade a terra gli continui a menare? Non è così, ragazzi, la gabbia serve intanto per tutelare il combattimento, proprio perché sbatti e non ti fai male. Poi menare per terra, mettere il grand pound, lo ripeto, è una delle cose più difficili nel MMA, che solo gli atleti d'elite sanno fare molto bene. Che poi in qualsiasi momento tu stoppi, cioè se tu mi stai distruggendo, eh?
io mi chiudo, arriva l'arbitro, stop, sì, è finita. Ma non è una cosa facile fare. Sì, magari da questo voglio fare un appello al mondo del pugilato, di cui io faccio anche parte, ovviamente. Cioè, il pugilato è stato targettizzato in senso negativo da una vita, no? Abbiamo combattuto contro gli stereotipi, no? La violenza, no? Cioè, ci lamentiamo ancora che stiamo, no, perché la gente non c'è cultura, perché non è vero. Mo gli stesse persone giudicano l'MMA come qualcosa, assolutamente, cioè io dico è incredibile come incredibile, cioè, uno che è stato discriminato da una vita fa discrimina a sua volta, io dico cioè ma assolutamente, ma infatti io sono stato il primo, io nonostante sia tra virgolette colui che parla del pugilato, quando c'è stato il caso io ho difeso le MMA in primis, perché le conosco, ma perché è uno sport complementare, anzi le MMA possono comprendere anche il pugilato, mettiamola ma così. Perché ti interrompo, perché sta cosa c'è, ma dietro poi lo sport, lo youtuber, l'impiegato, cioè dietro il ruolo ci sta un individuo, è quello, è l'essenza dell'individuo poi che fa la sua la cattiveria, cioè, Pistorius, se possono fare i nomi, certo, Pistorius, no? Allora vuol dire, allora chi fa la corsa all'atletica para-atletica, come si chiama? Allora è un criminale. O allora chi gioca a calcio tutti i giovedì sera in parrocchia e dopo la sera litiga, allora tutti quelli che giocano, che cavolo vuol dire che quelli facevano MMA? A parte che non erano nessuno, perché hanno fatto due match per puzza così. Cioè, ma che c'entra? Cote ce lo dice Alessio, che combatte in UFC, Cote ce dicono, quello ha fatto tre match in croce. Senza speculare su questi due ragazzi, raga, neanche il regolamento sapevano, perché hanno in un incontro, almeno un Marco mi sembra, ha messo un soccer kick che nel regolamento non si può mettere. Ma proprio non c'entrano, che vuol dire? Soccer kick è quando cadi e ti do un calcio, giusto? Cioè non è che se adesso appoggio metti un calcio in faccia, non ci si stava al Pride, non ci sta più ora. Cioè, non cioè se Cicalone Manco One c'è più sto Cicalone che fa lo youtuber, se adesso litiga a meno qualcuno, non è che allora tutti gli youtuber sono violenti, leviamo gli youtuber dall'Italia. Che c'entra? Per me è una cosa Cicalone che è violento. È Cicalone individuo, non lo youtuber e ruolo. Cioè, secondo me è abbastanza chiaro il discorso. Prima cosa, non volevo parlare dell'episodio in generale. Se poi va a vedere, menà una persona che la metà dei quattro poi, cioè metà fisicamente, di quattro persone, non è che se facevano un MMA o calcetto tennis si cambiava, non è che dice è andato lì, ha tirato un calcio girato, sai, oh, era un karate che ha tirato un calcio girato, no, cioè gli hanno menato in 3-4, quindi cosa c'entra l'MMA? Mandate i figli ai palestre di sport da combattimento, qualsiasi sia MMA, karate, kickboxing, pugilato, perché veramente è uno sport che ti forma mentalmente, caratterialmente, fisicamente, ti fa interiorizzare alcuni aspetti che difficilmente altri sport. Specie se un ragazzo che magari non è bravo a calcio, non è bravo a altri sport, come magari succede a me, capace che specie nella lotta sale, è capace a lottare. Sai quanti ne ho avuto? Tu pensa, lui sarebbe potuto rimanere un pessimo calciatore e mo invece un bravo fighter, capito? Un ottimo fighter. Hanno messo terzino sinistra subito. Un eccezionale fighter. Un eccezionale. Dimogli qualcosa, sì, non ci meno. Quindi ragazzi, seriamente, io c'ho un sacco di allievi perché io faccio pure corsi, c'ho un sacco di ragazzetti, ragazzi, sono uno più bello di un altro. Detto questo, se avete delle domande o altre cose, scrivetecelo sotto nei commenti, c'è sia Alessio Di Chirico che Mattia Faraoni. Perciò, se riuscissero a rispondervi, questo capirai. Questo manchi i guardi i commenti. No, mo non te lo mo li guarda. Comprate la maglietta di Mattia. Seguite Alessio Di Chirico, ragazzi, a Instagram, anche se non lo usate. Cioè, perché c'è la sigla finale, mo. Sì, colpo sotto. Colpo sotto, ti piego e ti smonto. Colpo sotto, non la sa, No, io me ne vado. Ciao.